Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi procediamo andando a sostituire il kit frizione, quindi disco spingi disco. Andiamo a togliere il volano per andare a sostituire il paraolio dell'albero motore. Prima di partire con il video della sostituzione della frizione, faccio vedere il kit e soprattutto la prima cosa più importante da fare è quella di controllare che il disco della frizione che vi danno vada bene sul cambio. Questo è il kit che ho comprato. Abbiamo il cuscinetto reggispinta, il perno per il centraggio della frizione che vi danno nel kit, il disco della frizione e gli spingidisco che vedremo dopo. La prima cosa da fare, come vi ho detto, è controllare che il mille righe del disco della frizione sia compatibile con l'albero primario del cambio. Questo è il cambio che andrò a montare, quindi lo prendiamo e proviamo ad inserirlo. Come vedete che va bene. Quindi possiamo procedere al montaggio, perché magari capita che voi montate la frizione sul motore, poi quando è ora di andare a rimontare il cambio sul motore non entra perché magari vi hanno dato la frizione sbagliata, quindi fate subito questa prova così evitate ulteriori problemi. La prima cosa, togliamo le viti che tengono spingidisco sul volano. Una volta tolta lo spingidisco e il disco della frizione, andiamo a togliere il volano per andare a sostituire il paraolio che c'è dietro. Per svitare il volano abbiamo bisogno di un fermavolano. Volendo potete usare un cacciavite, andate a posizionarlo sulla corona del volano, non su questa, perché questa qua serve per dare l'impulso al sensore di giri che è posto sul cambio, e appoggiate sulla corona del motorino di avviamento per capirci. Adesso vi faccio vedere. A questo punto, una volta svitate le viti, prendiamo il volano e lo dobbiamo togliere. Ecco qua. A questo punto bisogna togliere il paraolio. Il problema è che qua hanno fatto un lavoro un po' di merda, hanno messo un quintale di pasta nera perché probabilmente perdeva e non è proprio una cosa fatta ad hoc, ecco. Quindi adesso bisogna stare qua a perdere 2 ore a togliere tutta questa pasta per togliere il paraolio, perché ce ne hanno messa veramente un quintale, e poi procediamo. Prima di procedere con l'estrazione del paraolio vecchio, vi do un piccolo trucco che magari può esservi utile. Se ad esempio avete un motore che ha abbastanza chilometri, probabilmente, diciamo che, oppure che ha il paraolio suo originale, probabilmente il punto in cui il paraolio appoggia sull'albero motore c'è un segno che, diciamo, al tatto o all'occhio è invisibile, però magari può far passare un filo d'olio e poi perdere. E quindi diciamo dovete risostituire il paraolio. Quindi, prima di sostituire il paraolio vecchio, prendiamo una misura della, diciamo, profondità in cui è inserito il paraolio nell'albero motore. In questo caso vado a prendere questa misura. Quindi mi appoggio con il calibro sul paraolio e dall'altra parte sull'albero motore e vado a prendere una misura. Leggo 3 mm, quindi quando andrò a montare il paraolio o lo metto, non so, a 3,5 oppure a 4 oppure a 2,8 mm, insomma spostarlo leggermente rispetto alla posizione di partenza in modo che il paraolio appoggi su una superficie, diciamo, nuova dell'albero motore.
Per togliere il palaolio vecchio prendiamo un cacciavite a taglio, oppure esistono anche degli uncini apposta per togliere i paraoli. Lo mettiamo al centro, diamo un colpo con un martello. Prendo un panno di carta pulito e diamo una prima pulita in modo da togliere eventuali residui metallici che, avendo tolto il cuscinetto, magari si è rovinato un po'. Cerchiamo di pulirlo il meglio possibile. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete quella riga che si vede al centro dell'albero motore? Quello è il segno che vi dicevo prima, che ha creato il palaolio, diciamo un piccolo solco che non si sente al tatto, ma comunque potrebbe causare un leggero trafilamento d'olio. Quindi noi paraolio dobbiamo posizionarlo o un po' avanti o un po' indietro, tanto vedete spazio ce n'è sufficienza. Io andrò a metterlo un pelo avanti, quindi magari a 3 mm e 3, 3 mm e 4. Ecco il paraolio nuovo, chiaramente ha un verso, quindi va messo così, che il labbro in gomma va ad appoggiarsi all'interno. Quindi vado solo a posarlo. Per inserirlo bisognerebbe usare una tazza, un qualcosa del diametro esterno del paraolio, in modo tale da inserirlo uniformemente all'interno. Adesso vedo se ho qualcosa che vada bene, altrimenti dovremmo usare un po' di vecchia scuola. Adesso preparo il volano. Vado a dare una leggera pulita sulla base d'appoggio dove va a appoggiarsi sul labbro motore. Per quanto riguarda la parte dove andrà a appoggiare il disco, se il volano è in buone condizioni, come in questo caso, è solo leggermente, diciamo, ha preso una leggera scaldata, ma se ci sono segni evidenti va rettificato. Non è questo il caso, quindi adesso vado a dargli una bella pulita, giusto per prepararlo, e poi montiamo tutto. Una volta spazzolato, diamo una passata di diluente, oppure potete usare anche il pulitore per freni, va benissimo anche quello. Il volano, vado a preparare le viti perché avevano messo il freno a filetti, quindi adesso devo andare a spazzolare tutte le viti per ripristinare il filetto e poi procediamo con il montaggio. Andiamo su con il volano, si appoggia nella sua sede così, poi centriamo le viti. Le viti hanno solo una posizione, quindi non potete sbagliare la posizione di montaggio. Prima di montare le viti gli mettiamo una goccia di freno a filetti, ma proprio una puntina, non ce n'è bisogno di inquintarle come ce n'era prima. Tanto poi avvitandosi lui se lo tira dove ha bisogno. Mettiamo su la vite. Ne vado ad appoggiare una così almeno dopo non cade più il volano. Ecco. E andiamo con le altre. Una volta fissate a mano, prendo la dinamo metrica, sul manuale è riportato 50-55 newton, io vado a tirarle a 60, che non è tantissimo, comunque è una coppia molto bassa. In più c'è il freno a filetti, quindi non serve tirarle tantissimo. A questo punto prendiamo il perno per il centraggio, disco della frizione e spingi disco.
Il cuscinetto lo monteremo quando sarà ora di montare il cambio sul motore, quindi lo teniamo da parte. Prima di montare tutto diamo un'altra pulita sgrassata con il diluente o pulitore freni su spingidisco. Il verso del montaggio del disco della frizione, come vedete, c'è una parte più sottile e una parte più bombata. La parte più bombata va all'interno del spingidisco in questo modo. Quindi appoggiamo spingidisco e disco della frizione così. Inseriamo il perno dietro in modo che entri in questo modo. Questo servirà per farci il centraggio del disco della frizione sul volano. Prima di appoggiare guardiamo che i perni di centraggio vadino sui rispettivi fori sullo spingidisco. Una volta che abbiamo visto che i centraggi sono nella sua posizione, iniziamo a puntare le viti che ci aiuteranno a mantenere il spingidisco al suo posto. Non serve mettere il freno a filetti, non serve mettere niente, vanno fissate a 25 newton. Nel mio caso, nel kit della frizione era presente anche il centradisco della frizione, altrimenti una volta puntate le viti, senza di questo, con un cacciavite centrate ad occhio che il disco della frizione sia centrato rispetto al volano. Questo servirà solo perché quando sarà ora di andare a montare il cambio, l'albero primario, diciamo, è già allineato con il disco della frizione, altrimenti avremo problemi poi a centrarlo. Quindi adesso vado ad avvitare fino in fondo le viti, sempre incrociato, in modo che diciamo il spingidisco vada avvitato pari rispetto al volano. Una volta che abbiamo portato quasi a battuta le viti, prendiamo la dinamometrica e le seriamo a 25, sempre incrociate. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In tal caso lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati nei contenuti. Come al solito vi invito a lasciarmi un commento se ne avete voglia, se avete visto che magari ho dimenticato qualcosa o avete qualche suggerimento da darmi. Vi ricordo di dare un occhio in descrizione perché vi lascio i link utili come i prodotti che ho utilizzato per fare i video, i vari ricambi, oppure se avete bisogno vi lascio anche i manuali. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!